La domanda d'obbligo è: più forti ma anche tanti errori da parte dei giocatori di casa? Sì, assolutamente sì. Questa sera c'è poco da dire, nel senso che siamo stati troppo fallosi anche quando nei primi due set eravamo avanti di 4-5 punti. Non vedevo un'armonia che ho visto, diciamo, nelle prime due gare. Eravamo forse tesi, forse sentivamo la partita, però abbiamo fatto troppi errori in attacco, molto poco precisi a muro, e quindi ovviamente con una squadra ben organizzata come quella di San Martino, il risultato secondo me rispecchia quello che poi il campo ha fatto vedere. Possiamo definirla una battuta d'arresto, che comunque è un campanello d'allarme? Ma io, allora, a livello di campanello d'allarme non sono così d'accordo, nel senso che è un episodio. Abbiamo la fortuna di rifarci subito fra due giorni, visto che questo era un recupero di un weekend posticipato per l'allerta meteo, e quindi io adesso dimentichiamo in fretta questa partita e pensiamo a sabato con Genova. Pupo, è una partita strana quella di stasera, al di là del valore dell'avversario, come l'hai vista tu, che ho visto che ti spazientivi ogni tanto? Ma no, è che sicuramente abbiamo incontrato una squadra che è molto rodata, molto collaudata, molto esperta, e che, diciamo, non ci ha perdonato niente. Noi non abbiamo sfruttato tutte le occasioni che potevamo sfruttare, ed è diventata difficile. Abbiamo giocato spesso punto a punto anche i primi due set, ma si vedeva che ci mancava qualcosa a noi, e in questo momento non siamo fluidi, non siamo rodati, e vediamo. Purtroppo questa prima parte di campionato abbiamo fatto qualche buona cosa in maniera alternata, però anche in allenamento facciamo fatica, perché dobbiamo avere tutto l'organico a disposizione, che in questo momento non abbiamo. Di conseguenza far giocare anche giocatori fuori ruolo diventa anche difficile. Con certe squadre magari possiamo riuscirci, con squadre come questa che punta in alto ed è esperta e rodata, in certi momenti abbiamo fatto più difficoltà. È chiaro che se non sfrutti le occasioni che hai, dopo diventa più difficile anche psicologicamente.